fatto un po' di danni su Amazon perché Quindi è il momento giusto per fare un video haul e farvi un pochino vedere i miei ultimi acquisti. Sono troppo felice oggi perché finalmente, dopo non so un anno, sono riuscita a sbloccare il blocco del lettore. Non che in questo periodo non avessi letto, perché comunque io amo leggere, però facevo veramente fatica, mi è durato veramente tanto questo blocco. Da una settimanella mi è ritornata la voglia di leggere in maniera assurda, veramente sapete quella meravigliosa voglia di leggere che vi consuma, che iniziate a leggere dopo cena, ne so, alle 9 e a mezzanotte non vi rendete conto e dite cavolo che ore sono, avete passato 3 ore a leggerle, 3 ore a leggere che sono passate così. Davvero mi ho una voglia matta di leggere. Ho praticamente, pensate che ho ripreso Outlander, che ora ve lo mostro. Per farvi capire, ho iniziato Outlander che avevo acquistato tipo quest'estate e l'avevo lasciato lì perché avevo altri libri da leggere e poi poverino me l'ero completamente dimenticato. L'ho ritrovato in tipo 4 giorni, sono arrivata così, cioè l'ho quasi terminato ed è un bel volume, guardate quanto è grande. Lo sto amando, tra parentesi magari ve ne parlerò in un prossimo preferiti o letture del mese. Quindi sono proprio in piena voglia di leggere, ho detto che approfittiamone, facciamo un bel ordine e acquistiamo un po' di libri. Allora, iniziamo subito. Sono libri un pochino di generi tutti diversi e amo quando riesco a fare questi video sia per voi perché così avete dei consigli un po' diversi a seconda del genere che vi piace, sia per me perché sto cercando di leggere comunque libri che mi appassionano come tema ma che non siano troppo ripetitivi come tematica. Allora, andrò in ordine un pochino sparso. Allora, il primo libro che è un altro bel mattone, perché mi sa che quanto a La straniera, quante pagine sono? Sono ben 1100 pagine, quindi ecco, non è un libricino. È Via col vento. Ora, lo so che direte com'è possibile, non conosci Via col vento? È pazzesco, ma no. Cioè, ne ho sentito sempre parlare, naturalmente conosco la protagonista Rossella O'Hara, un pochino la storia, ma non ho neanche visto il film, proprio no. E siccome è successo praticamente quest'estate, mi hanno detto che assomigliavo, non lo so, confermatemi voi, che assomigliavo a Rossella O'Hara, la protagonista di Via col Vento, come aspetto. Quindi io, non conoscendo bene com'era, mi era rimasta questa cosa, perché sai, quando ti dicono assomiglia a un personaggio e tu non conosci, dici oddio, è un complimento o no? Quindi non sapevo bene che cos'era e mi era rimasta questa voglia di scoprirlo. E appunto adesso mi si era accesa la lampadina quando l'ho visto e ho pensato, perché non prendere Via col Vento, che comunque non conosco, mi va di leggere, è un bel libro e queste edizioni della Mondadori la trovo bellissima, con questa copertina è stupenda. E quindi l'ho preso. Vi lascio tutti i link su Amazon. Vi ricordo che io sono affiliata con Amazon. Questo vuol dire che a voi il prezzo non vi cambia del libro, ma io ricevo una piccola percentuale da Amazon. Se acquistate dal link contribuite alla crescita del canale e è fantastico. Però ecco, comunque vi lascio il link tanto per dare un'occhiata al costo e alla trama. Poi lo acquistate se volete dove preferite. E insomma, questo è il primo libro. Non vedo l'ora di leggerlo. Andando avanti, ho preso un altro libro invece un po' all'opposto. Questo è un po', sto un po' imbrogliando perché l'ho quasi finito in realtà, perché l'ho letto appena mi è arrivato, che è Notti in bianco e baci a colazione. Guardate la copertina, quanto cavolo è bella. Un libricino molto più piccolo questo, di Matteo Bussola. Matteo Bussola io lo seguo su Facebook ormai da un paio d'anni. Vi consiglio di dare un'occhiata alla sua pagina Facebook. Scrive appunto della sua famiglia, delle sue figlie, della sua quotidianità. È un fumettista e mi piace un sacco perché scrive proprio la quotidianità con magia, con quasi ti fa sembrare la vita di tutti i giorni quasi una favola. E il rapporto con le figlie è meraviglioso, mi fa veramente venire voglia di diventare mamma e mi piace tantissimo. È una di quelle coccole, nel senso quando io mi sento triste o giù, leggo una sua storiella su Facebook e mi torna il sorriso. È magico, davvero. Mi ha riacceso la voglia di scrivere io un libro, quindi davvero adoro il suo stile. E quando questo libro è uscito, in realtà un paio di anni fa, credo. Credo almeno, e insomma ha pubblicato un libro con la raccolta delle sue storie. Sono delle piccole storie lunghe, praticamente
Vedete, inizia da qui ed è lunga un paio di pagine la storia, vedete qui finisce e iniziano altre. Sono delle storielle sulla sua quotidianità, sulle figlie, sul il mondo in generale e non lo so, ve lo straconsiglio, io ormai l'ho quasi finito, lo sto cercando di leggere centellinandolo, cioè leggendolo un pochino per volta perché non voglio finirlo, ed è davvero una botta di... Poi, andando avanti, ho preso un libro che ha una storia, un background un po' particolare per me. Torniamo nel filone di Viva i mattoni, perché è questo qui, quindi sì. Allora, questo libro è Questo è tutto di Aiden Chambers, aiuto la pronuncia, che è questo qui, la copertina mi piace un sacco. E praticamente avevo sentito parlare di quest'autore, e in maniera specifica di questo libro, tipo 3 anni fa, da una ragazza che io seguivo qui su YouTube, che aveva un canale di BookTuber, che ha chiuso ormai da un paio d'anni, e all'epoca appunto uno dei suoi primi video era su una recensione su questo libro. E mi aveva affascinato tantissimo, quindi lo volevo comprare. In realtà poi, tuttora ce l'ho, avevo timore a leggerlo, perché io sono molto sensibile, molto empatica, e per esempio Colpa delle Stelle, per farvi un esempio, non l'ho letto e ne ho visto il film perché ho paura di trovarmi in lacrime, quindi con tutto che avrei voglia di leggere non lo leggo per salvaguardare la mia sanità mentale. Questo libro parla di una ragazza che a 19 anni rimane incinta e decide di scrivere delle lettere, un diario alla figlia che poi nascerà. E quindi lei scrive queste lettere sulla sua adolescenza, sulle cose che ha subito, sulle cose che ha vissuto, e lo fa attraverso, qua dice, attraverso la tecnica dei diari del cuscino giapponese. Questa cosa voglio andarla a verificare perché mi interessa molto. E quindi una sorta di lettere, di racconti, di poesie, di musica. Veramente all'interno del libro racconta in vari modi la sua adolescenza e tutto il periodo in cui è incinta, parla, diciamo, alla figlia. Lo trovo un libro quindi molto interessante, spero che non mi faccia piangere, spero che non sia troppo forte. Quindi sì, ecco, sono curiosissima. Poi arriviamo agli ultimi 3 libri. Sì, quasi finito. Sto chiacchierando un sacco. Ho preso, si è tutto un po' sporcato, Richard Bach, Il gabbiano Jonathan Livingstone. Questo qua in realtà l'ho comprato un po' di tempo fa e non so se ve l'ho mostrato perché non l'ho ancora letto, ma non ricordo. Comunque, per me, diciamo, è nuovo perché non l'ho ancora letto. In realtà questo libro l'avevo letto a scuola, tipo all'elementare o qualcosa del genere, quindi ricordo un pochino, ma in realtà non ricordo bene la storia. E secondo me, insieme al Piccolo Principe, è uno di quei libri che va letto da bambini come da adulti. Questa edizione la trovo bellissima, con tutte le sfumature del mare, ed è anche una ed è anche un volume illustrato, quindi la conoscete sicuramente la storia e non vedo l'ora di leggere, una sorta di favola. Quindi sì, l'ho pagato 10 euro, ma secondo me l'ho pagato anche un pochino meno, e insomma. Poi arriviamo a un libro molto particolare, in quanto non è un romanzo, ed è La vita segreta degli alberi di Peter Walben. Questo libro in realtà non è mio perché è di mia sorella, però l'ha quasi finito e io glielo voglio fregare per leggerlo perché mi attira molto anche a me, quindi ho pensato di mostrarvelo se anche voi vi piace questa tematica. Spiega praticamente quasi come fosse una magia, ma in realtà è ciò che realmente accade, come vivono gli alberi intorno a noi, quindi come mangiano, come si nutrono, come comunicano tra loro, perché è provato che gli alberi tra loro comunicano, si scambiano informazioni sul tipo di terreno, sui pericoli, eccetera, come si riconoscono, perché tra varie tipi di piante si riconoscono tra loro, come formano gruppo, eccetera, eccetera. Quindi è davvero molto molto interessante e lo sfoglio velocemente, dentro ci sono appunto foto, descrizioni, eccetera. Non l'ho ancora letto, però appunto mia sorella me ne ha parlato in maniera entusiasta, le sta piacendo molto. Se avete semplicemente una passione per la natura che vi circonda, è un libro molto carino. Anche questo l'abbiamo preso su Amazon e l'ha pagato credo sui 18 euro. Arriviamo all'ultimo libro, finalmente. Questo l'ho acquistato in libreria, una libreria del mio paese. Eccolo qui, questo qui è di... Devo dire che ho preso un sacco di libri belli lunghini, di 500 pagine, ed è La Dama Nera di Sally O'Reilly.
La storia vera e commovente della Lark Lady di Shakespeare. Praticamente, appunto, parla della travagliata storia d'amore della donna amata da Shakespeare nel periodo di Elisabetta I in Inghilterra. Devo dire che ultimamente ho proprio voglia di leggere libri storici romanzati che quindi abbiano un'ambientazione storica ma abbiano anche un po' d'avventura, un po' d'amore, un po' di altre tematiche all'interno. Shakespeare è un personaggio che mi ha sempre affascinato moltissimo, quindi quando ho visto questo libro l'ho dovuto assolutamente prendere, anche perché appunto c'è molto mistero dietro, diciamo, l'amore di Shakespeare che traspare nei suoi sonetti e trovo sia molto interessante leggerne un pochino di più. Quindi questo libro, devo dire, mi attira tantissimo e probabilmente è il primo che leggerò appena avrò finito. Questi sono stati tutti i libri, aspettate che ve li mostro, aiuto. Ah, ecco qui, questi sono stati tutti i libri che ho acquistato. Spero di avervi dato qualche spunto, perché io adoro guardare i video haul per prendere spunto un po' dai libri che voglio leggere o che non conoscevo, e soprattutto se li avete letti fatemi sapere senza spoiler come sono, se vi sono piaciuti, eccetera. Io vi lascio alle vostre letture, ci vediamo prestissimo in un nuovo video e niente, vi mando un bacione, ciao!